Si ti vuoi tornare, ti diciamo pure prendere con capo di frontone. Vieni, te lo vengo dopo. Allora, scusi, faccio attenzione. Vai, vai. Beh, stamattina quando l'azienda USL 5 ha avuto notizia dell'occupazione di questo immobile, che era chiuso per interventi manutentivi, lì dovranno essere collocati una serie di ambulatori medici, è stata richiesta da parte della direzione l'intervento delle forze dell'ordine per rientrare nell'immediata disponibilità dell'immobile. Abbiamo parlato con questi cittadini rumeni che stamattina erano qui, in effetti qualcuno si è allontanato volontariamente, oggi è intervenuta la polizia municipale che ha di nuovo liberato l'immobile. Molte di queste famiglie sono già note ai servizi sociali e quindi già alcune di loro hanno dei percorsi attivati. Ora qui non sono in grado di dire famiglia per famiglia quali sono, però tutti questi sanno bene che qual è il percorso e qual è la struttura a cui rivolgersi. Sono avvenuti due fermi da parte della polizia municipale. Lei ha informazioni perché sono avvenuti? Mi hanno parlato di resistenza pubblico ufficiale, questo dovreste chiederlo alle forze dell'ordine, noi interveniamo solo in supporto e basta. Di fatto ci troviamo accanto all'istituto dell'ex convento dei Frati Biggi. La realtà potrebbe essere che queste famiglie si spostano da qualche metro all'altro. Ma in questo caso si tratta di un edificio pubblico destinato alla collettività, quindi senz'altro era doveroso richiedere il rientro nella disponibilità. Ho arrivato alle 4 e mezzo, ho forzato, ho dato dentro, l'ho preso un ragazzo. Anche moglie, anche i bambini, io ho piccato e ho fatto come ho voluto io, tutta la polizia. Il comandante, non lo so come si chiama, è arrivato dentro, gli ha detto, quello ragazzo, gli ha detto che volete fare per prendere il bagaggio, come volete fare. Loro ha detto no, non interessa nulla, non interessa nulla. Ha detto fuori. Loro hanno detto aspettami 10 minuti per prendere il bagaggio per dare fuori. E ho detto no, l'ho preso del mano, l'ho picchiato con, come si chiama quelle? Manette. L'ho picchiato in testa, anche lui, anche la moglie, anche lui bambino. Basta tutto, ma un'altra cosa non lo so. Voi dove dormirete questa notte? Ma non lo so, fuori, strada. Un'altra parte dove? Molti di voi lavorano? Tutti, lavoro da questa settimana, o settimana lavoro, o settimana no. O settimana, o due settimane lavoro, tre settimane, un mese dopo. O settimane non posso lavorare, quando vorrei il patrone, come vuole il patrone per lavorare. Questi tutti i ragazzi che sono qui lavori, sono lavoratori tutti. Il comune vi ha proposto una casa, un posto dove andare a dormire? Ha proposto niente. Ha fatto domanda al comune, il comune gli ha detto che non c'è, non può fare niente per noi. Lei da quanti anni vive a Pisa? Io sono di 2002. E ancora non ha una casa? No, mi ha detto di fare una domanda per prendere una casa. Hanno preso in 2000, hanno fatto domanda in 2004. Ieri è arrivato la chiesura, questo giorno è arrivata la municipale. Tutti i giorni dai miei documenti, Perché? Non lo so. Non hanno rubato, non hanno fatto niente.